17esima giornata del campionato di basket di Serie B Girone D. Un benvenuto da Vito Troilo con la collaborazione tecnica di Costantino Freda per questa gara tra Lions Bisceglie e Isernia. Lions Bisceglie in tenuta blu, Isernia in maglia bianca. A fianco a me Marco Cucco, playmaker dei Lions. Benvenuto Marco. Buonasera a tutti, grazie Vito. Purtroppo Marco non sarà di questa partita, racconta il perché per questo infortunio che ti è occorso durante la gara di Montegranaro. Sì, a Montegranaro c'è stato questo scontro di gioco verso la fine del quarto quarto e niente, il giorno dopo ai raggi è stata riscontrata questa frattura scomposta dell'indice, la mano sinistra, e quindi mi sono dovuto operare venerdì in Day Hospital con il dottor De Fazio. È stata un'operazione, devo dire la verità, riuscita benissimo, e quindi adesso mi rimetto sotto a lavorare con Michele Falcone per cercare di recuperare il prima possibile e tornare in campo con i miei compagni. Lions che a Montegranaro hanno sfiorato la vittoria, sono stati avanti di 9 lunghezze e hanno ceduto solo al supplementare, una sconfitta che però deve essere assolutamente archiviata con una prova importante anche al cospetto di questo Isernia, che è sicuramente una formazione da rispettare. Assolutamente, tra l'altro veniamo dalla sconfitta di Montegranaro comunque con un morale alto, perché sappiamo di aver giocato la partita a viso aperto per tutti e 40 minuti e in più il supplementare. Come dicevi tu, la partita di oggi è una partita da non prendere assolutamente sotto gamba, perché Isernia è una squadra che sta facendo molto bene in questo campionato, ha dimostrato di essere una squadra coraggiosa e gioca un basket frizzante e veloce. La partenza però fa ben sperare, insomma, e quello è quello che ci serve di più, l'approccio iniziale. Vediamo un po' come prosegue la partita. 6-2 il punteggio, dopo un minuto e mezzo c'è stata anche la schiacciata dopo la palla recuperata di Alessandro Poti, un buon inizio, caldi Lions con questa tripla di Gianmarco Leggio che porta la situazione sul 9-2, l'assist proprio di Alessandro Poti, una gara che i nerazzurri affrontano ovviamente senza di te, con Edoardo Di Emidio che prende il tuo posto e assorbirà, credo, la maggior parte dei minuti che tu abitualmente giochi. Edoardo, un playmaker, un secondo play, in realtà finto secondo play, perché sappiamo benissimo il suo valore. Esatto, assolutamente. Edoardo è un giocatore che è bravissimo a entrare dalla panchina, a spezzare le partite, ma allo stesso tempo ha grande esperienza, ha giocato già tantissimi di questi campionati, e quindi è un giocatore che può tranquillamente reggere il campo sia da titolare che da riserva. 12-2, avvio bruciante dei Lions, come piace a coach Sorgentone, i quintetti, l'abbiamo detto, di Edoardo Di Emidio che rileva Marco Cucco, con Tato Bruno, Maria numero 10, Alessandro Poti con il numero 9, Gianmarco Leggio con il 33 e Riccardo Antonelli con il numero 8. Antonelli che prova a chiudere la visuale proprio in questa azione a un avversario, si trattava di Luca Lenticeo, l'errore del numero 17 ospite. Dall'altra parte i nerazzurri però non sono riusciti a concretizzare l'azione e Isernia può cercare di ridurre il gap. Ci prova con una penetrazione fino in fondo di Norcino, che però non ha trovato fortuna. Già dall'altra parte la compagine bisceliese con un Alessandro Poti caldissimo in questo inizio di gara, sembra proprio che ci tenga a far bene fin dal primo minuto. Assolutamente, poi tra l'altro, come dicevi tu prima, l'approccio è quello che conta di più. In difesa stiamo stringendo bene, stiamo provando a ripartire. Alessandro nei primi minuti di partita anche a Montegranaro si è subito messo in proprio per far vedere comunque di essere pronto e cercare di riscattarsi un po' da qualche partita dove ha girato benissimo, e anche oggi sta dimostrando tutto il suo potenziale in attacco. Ovviamente però la chiave, come abbiamo detto, è la difesa, e per ora sta funzionando. Sempre 12-2 dopo la palla persa dai nerazzurri, attacco per Isernia con Norcino che prova a creare dal pick and roll, poi l'entrata con la sinistra di Andrea Sipala trova il fallo, il primo fallo della partita per i nerazzurri, è stato commesso da Gianmarco Leggio. Rimessa in attacco per Isernia, formazione
dispetto delle previsioni della vigilia, ha una classifica migliore. Si pensava che dovesse lottare per evitare gli ultimi due posti e invece è una squadra che ha raccolto punti anche in trasferta, dove ha vinto due partite, e due partite le ha vinte anche Rimini, che in questo momento è all'ottavo posto in graduatoria. Esatto, questo fa capire quanto in questo campionato è importante il fattore campo. Rimini è una squadra che veramente difficilmente perde in casa. Isernia allo stesso tempo ha dimostrato di essere comunque squadra ostica in casa, però magari un po' di inesperienza e un po' di panchina corta poi possono costare anche in casa. Rimini invece, come dicevi tu, è più su in classifica, ha vinto soltanto due partite fuori casa, ma ha fatto diventare un fattore il proprio palazzetto e quindi poi dopo la differenza si vede. Ma detto questo, Isernia resta comunque una squadra che, per quelle che sono le aspettative, sta giocando un ottimo campionato. La palla sotto per Riccardo Antonelli, che evita con una finta un tentativo di stoppata di un avversario e va a realizzare il canestro del 14-2. Mai fidarsi troppo di un margine largo di vantaggio, accaduto ai Lions nell'ultima partita casalinga, di rischiare un po' troppo il rientro degli avversari. Intanto c'è stato un tiro da tre punti sbagliato da Sipala. Dall'altra parte, che palla per Riccardo Antonelli, la lay-up alzato da Edoardo Di Emilio. Time out in campo, 16 Bisceglie, 2 Isernia. 16-2, 5 minuti e 34, una partenza dura quella dei Lions. Marco, cosa si può dire a una squadra come nel caso di Isernia, che ha incassato questo contraccolpo subito all'inizio del match? Ma sicuramente il loro allenatore avrà cercato un attimo di risollevare gli animi, cercando di far capire che magari una partenza così forte permette comunque di avere i margini di recupero, visto che la partita è ancora lunghissima. Allo stesso tempo però ci vuole della concentrazione, perché comunque giocare contro giocatori come Antonelli, Botì, Leggio, Santiago Bruno, Di Emidio, rischi che la partita ti sfuga dalle mani e poi non la recuperi più. Lo schiaccione a una mano di Riccardo Antonelli certo non promette molto di buono per Isernia, che ora trova però il secondo canestro della sua partita con Mattia Norcino, il giocatore che anche nel match d'andata si è messo più in mostra nella formazione molisana, insieme a quel Marco Salari che proprio in settimana gli è andato via. Intanto backdoor di Alessandro Poti, rinviene e riesce a sporcare il pallone il numero 17 Luca Lenticeo. Fuori intanto Manetti, numero 6, in campo con i 15 Gazzineo. Rimessa per i nerazzurri con 11 secondi da giocare. Non bisogna assolutamente adagiarsi su un margine che comunque è già abbastanza marcato. Restano 6 secondi per questo attacco, Marco. Qui i blocchi diventano fondamentali in questo tipo di situazioni. Sì, esatto, poi importante diventa capire dove c'è il primo dei vantaggi. Prendere immediatamente vantaggio può essere poi la chiave, fare un buon tiro, che quello che non è successo in questo caso, però ovviamente trovare subito il barco poi è la soluzione più importante per trovare un canestro veloce. Il tiro da tre di Poti smorzato, gli avversari però non riescono a trovare ritmo in attacco, e questa è una buona notizia, è segno del lavoro egregio che la squadra nerazzurra sta svolgendo. Un fallo praticamente a metà campo commesso dal numero 17 Luca Lenticeo su Edoardo Di Emidio, situazione falli. Giunge al bonus ora Isernia, quando mancano 4 minuti al termine della prima frazione. I Lions ne hanno speso uno soltanto, ma tutto sommato stanno lavorando bene in difesa. Non sempre l'equazione falli spesi e qualità del lavoro difensivo regge. Vanno di pari passo, sì, assolutamente, anche se ovviamente in un contesto di squadra dove difensivamente ci si aiuta molto, a quel punto poi si riesce anche magari a coprire un po' qualche errore o qualche situazione di grande aggressività dei compagni, e se fatto in maniera tecnica pulita poi si evita anche di far fallo.
ancora un'iniziativa di Sipala che ha provato ancora a mettere palla per terra con la mancina e arriva un fallo, e questo forse è il segno di scarsa esperienza di alcuni giocatori e comunque del complesso di Isernia. C'era già il bonus raggiunto, Norcino ha speso un fallo evitabilissimo. Assolutamente, allo stesso tempo magari la capacità di un giocatore come Bruno Santiago, che si rende conto che Isernia è in bonus e nonostante ci trovavamo in sottonumero attacca comunque perché vede il vantaggio, prende un fallo e va a tirare due tiri liberi. Intanto cambio tra i nerazzurri, in arrivo anche un secondo cambio, è uscito Riccardo Antonelli in campo con la maglia numero 12, Riccardo Totta Giancaspro. Intanto Bruno realizza entrambi, anzi no, il primo dei due tiri liberi a disposizione, mi hanno portato avanti col lavoro, dovrebbe entrare, entrerà anzi Andrea Chiriatti, non ora perché c'è stato l'errore di Bruno. 19-4 il punteggio, 3 minuti e 15 per chiudere questo primo quarto, fino a questo momento ha senso unico, ma fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Accettato il cambio da Gianmarco Leggio, ma Norcino ha chiuso il palleggio, arriva il raddoppio di Edoardo Di Emilio e il fallo però commesso dal playmaker abruzzese sul numero 16 Sipala, che dovrebbe andare in lunetta per due tiri liberi. Ci sono ancora cambi per i nerazzurri, fuori proprio Tato Bruno, rilevato da Andrea Chiriatti. Ora in lunetta il numero 16 Andrea Sipala, un gran campionato quello di Andrea Chiriatti, capitano che sta svolgendo il suo ruolo proprio nella pienezza del significato del ruolo dei galloni di capitano, sempre presente in difesa e in alcune partite importantissimo in attacco. Sì, Andrea impersonifica quella che è un po' la mentalità di tutta la squadra, cioè cercare di essere il più concreti e precisi possibili in difesa e poi allo stesso tempo essenziale in attacco. Lui è un giocatore che prende poche soluzioni, ma quando c'è bisogno dei suoi canestri si fa sempre trovare pronto. La palla sotto per Riccardo Bartolozzi che riapre con lo skip per Gianmarco Leggio, con lo step back sullo scalere di 24 secondi, canestro pesantissimo perché penalizza una discreta difesa della formazione molisana. Esatto. Serve anche fare canestro in queste situazioni per dettare quel killer instinct che per esempio Montegranaro ha mostrato con un giocatore dell'esperienza di Vincenzo Di Viccaro. Assolutamente, tra l'altro questi sono quei canestri che un po' ti spezzano le gambe. Dopo una buona difesa al 24esimo secondo, prendere tre punti ti fa praticamente perdere un bel po' di fiducia. Come dicevi tu però, Montegranaro, a differenza magari di Isernia, come dicevamo prima, una squadra che in alcune situazioni può sembrare un po' inesperta, Montegranaro invece ti punisce in quelle situazioni e poi sono quella differenza di piccoli errori fatti e non fatti che ti fa vincere o perdere una partita. Contropiede a velocità forse eccessiva, quello che ha portato Andrea Chiriatti a perdere il pallone, o meglio a non riuscire a tenerlo sul campo. Ultimi due minuti già cominciati per questo primo quarto, Leggio insegue il suo avversario dell'accoppiamento che però riesce con l'aiuto del tabellone ad andare a segno, e soltanto il terzo canestro nella partita per Isernia con il numero 11 Melchiorri. C'è un fallo in attacco, credo sia stato fischiato un blocco in movimento a Riccardo Bartolozzi. La situazione del blocco in movimento è sempre quella che lascia adito alle maggiori polemiche nel gioco. Sì, anche perché spesso è veramente una questione di pochi centimetri. Gli arbitri ultimamente interpretano un angolo piuttosto che un altro valido o no, quindi in alcune situazioni per pochissimo può essere fallo o altrimenti può non esserlo. La decisione spesso è dubbia, però ovviamente poi, come dicevi tu, rimangono sempre molte polemiche. Tiro da tre punti sbagliato da Mattia Norcino, rimbalzo di Bartolozzi, Di Emilio che riesce a servire Riccardo Bartolozzi, poi sembra che gli sia sfuggita la palla, un tentativo praticamente sporcato, ancora il mancino Mattia Norcino dall'altra parte, questa volta dalla media
in mezza transizione va a colpire 22-8, 4 punti di Norcino. Siamo già entrati nell'ultimo minuto di questo primo quarto. Tutti gli allenatori chiedono alle loro squadre di cominciare e finire bene il quarto. Sì, assolutamente, anche perché ti dà poi la possibilità di tenere l'inerzia pronta per il quarto successivo. La palla persa dai nerazzurri. In campo c'è Riccardo Tota Giancaspro al posto di Edoardo Di Emidio per qualche scampolo di quarto. C'è stato il tiro da tre punti realizzato da Melchiorri, si avvicina Isernia 22-11. Era prevedibile che Riccardo Tota Giancaspro potesse dare una mano, e serve un assist per la tripla di Gianmarco Leggio. Questo dà fiducia. Sì, esatto, anche perché mamma mia, che è un giocatore giovane che comunque si impegna e si allena fortissimo durante la settimana. Questa è un'occasione per lui, in queste situazioni qui è importante sfruttare qualsiasi occasione viene data. È entrato con la faccia giusta, subito fatto un assist, quindi questo lo aiuterà a prendere subito confidenza. Terminato il primo quarto, Lions Bisceglie 25, Isernia 11. Secondo quarto tra Lions Bisceglie e Isernia 25-11, il risultato è il termine dei primi 10 minuti. Vito Troilo con la collaborazione tecnica di Costantino Freda e la partecipazione straordinaria in questo caso di Marco Cucco per commentare questa gara. Il canestro realizzato dalla formazione molisana con il numero 15 Gazzineo. E l'attacco per la formazione nerazzurra, che trova con Tato Bruno, se non vado errato, con Tato Bruno un'altra tripla. Sì, e tra l'altro un altro ottimo ribaltamento da parte di Tato Giancaspro, che mi sembra essere entrato in campo proprio con la testa giusta. Adesso realizzato ora in entrata da Melchiorri. L'attacco per i nerazzurri, Gianmarco Leggio spaglia canestro, lavora contro Patani, si butta all'indietro, prende un tiro che tutto sommato non è male, però la conclusione gli esce. . 28-15 il punteggio dal pick and roll. Norcino però sembra tener palla troppo, accoppiato ora con Bartolozzi, gli prende il tiro dalla lunga distanza. Tutto sommato, se bisogna rischiare, Marco, meglio rischiare questo tipo di conclusioni comunque semi forzate, se non completamente forzate. Sì, anche perché tra l'altro in una situazione così rapida la difesa non ha lavorato molto, quindi l'attacco, prendere un tiro del genere, certo, può cambiare un po' l'inerzia se va dentro, ma altrimenti si scopre a contropiedi, a situazioni un po' più difficili poi per riprendere in difesa. Quindi, come dicevi tu, ben vengano situazioni come queste per i serbi. Fuori Norcino, Patani e Gazzineo, tre cambi in serie, è rientrato Sipal, è rientrato anche Luca Lenticeo, dentro anche il lungo leccese Serio. Canestro intanto di Riccardo Antonelli, poco fa una buona iniziativa di Gianmarco Leggio che ha lasciato proprio il posto ad Antonelli, che ha attaccato in palleggio Patani, che è un esterno, e questo testimonia veramente le qualità del lungo salentino, che è un'ala a tutto tondo. Esatto, Gianmarco è un giocatore atipico, nel senso che quando si trova ad essere marcato da giocatori di stanza più piccoli di lui può tranquillamente portarli spalle a canestro. Quando invece si trova ad essere marcato da giocatori più grossi e magari più pesanti, ha dei piedi molto veloci e può tranquillamente giocare fronte a canestro. Il fallo di Serio su Tato Bruno. Serie è una
squadra abbastanza grossa, che ha dei lunghi, a differenza di altre squadre delle regioni del centro Italia. Intanto si prende il tiro e lo manda a bersaglio Riccardo Toto Giancaspro. Torniamo al discorso di prima, Vito: entrare con la faccia giusta, concentrati e sapendo bene qual è il proprio compito, poi ti permette di prendere questi tiri con fiducia, con tranquillità e buttarli dentro. Buone notizie, perché qualsiasi segnale, e intanto recupera palla Riccardo, qualsiasi segnale vada verso l'allungamento delle rotazioni è oro colato. Mi sento di dire che questa è un po' la risorsa di quelle squadre che diventano mature a un certo punto della stagione. Se ci sono delle assenze vengono subito sopperite, perché ognuno si carica di responsabilità, e siccome tutti sono utili ma nessuno è indispensabile in squadre che vogliono essere al vertice, giocatori che magari fino a poco prima non avevano trovato spazio o non avevano giocato si rendono conto dell'importanza del momento e si fanno trovare pronti. Palla sotto per Antonelli, che passaggio baseball per Tato Bruno, prova ad alzarla ancora per Antonelli, ci avevano preso gusto, peccato per i nerazzurri. Recupera palla Isernia, che prova a mettersi un po' in ritmo. Ora c'è il tocco di Andrea Chiriatti. Ecco in cosa consiste fare il capitano dopo una palla persa: andare a dare fastidio anche per mordere, graffiare i polpacci e far vedere che comunque si tiene sotto il profilo difensivo. Mettere subito una toppa, insomma. È rientrato Norcino per Isernia, del resto è impossibile ritenere che coach San Filippo, tra l'altro giovane allenatore che si sta mettendo in evidenza, possa rinunciare a quello che è comunque la fonte principale del gioco della formazione molisana, che ha preso ora un tiro con Triggiani, sbagliando però. Isernia che fa fatica ad attaccare il ferro, questo è un dato rilevante, perché i nerazzurri avevano avuto un momento di flessione. Ora mette palla per terra anche Riccardo Antonelli, sì, che non è cosa da poco. Certo, no, poi come dicevi, per quanto riguarda Isernia, Norcino in questo momento con la partenza di Salari è caricato offensivamente dell'80% delle responsabilità della squadra, quindi dover accentrare poi comunque il gioco lo mette anche un po' più in difficoltà rispetto a quello che può essere l'occhio di riguardo che una difesa avversaria ha nei suoi confronti, e quindi poi diventa più difficile. Però San Filippo, come dicevi tu, è molto molto bravo a gestire i suoi ragazzi, li ha fatti già ruotare in molti e cerca di metterli nella condizione di potersi aiutare tra tutti. Fino in fondo, ma ha sbagliato Tato Bruno, che adesso va a commettere fallo, è il primo fallo nel quarto per i nerazzurri. Isernia è nuovamente in bonus. Questo è anche un buon segnale di accresciuta malizia da parte della squadra nerazzurra. Certo, certo, anche perché di giornata in giornata giocatori che comunque sono giovani hanno la possibilità di fare anche esperienza da questo punto di vista, quindi capire i momenti della partita. Isernia è andata in bonus abbastanza in fretta sia nel primo quarto sia adesso, la capacità dei giocatori di capire il momento poi ti aiuta a guadagnare dei punti ai tiri liberi o subendo dei falli. Altro canestro di Norcino al frattempo. Con l'aiuto del tabellone, ma vale anche quello, 32-17 esce Chiriatti per ricevere dal blocco i passaggi di ribaltamento. Ora Bartolozzi che serve Riccardo Toto Giancaspro, arresto nel cuore dell'area, apertura per Chiriatti, tiro da tre punti, vola rimbalzo Bartolozzi ma è anticipato da Triggiani. Anche qui un buon tiro costruito dalla formazione allenata da Domenico Sorgentone. Dall'altra parte Isernia da tre punti, rimbalzo lunghissimo sull'errore di Norcino che si prende da solo il rimbalzo ma fallisce il tentativo in entrata, e questa volta il taglia fuori della compagine biceliese funziona. Vuole lavorare spalle a canestro Riccardo Bartolozzi, un attacco un po' confuso quello dei nerazzurri, risolto però da un tiro dalla media di Riccardo Antonelli, che con 12 punti è il primo giocatore della partita in doppia cifra. Antonelli, con il passare delle gare, comincia a prendere un certo tipo di possesso della situazione, stava facendo una cosa fantastica adesso
Sipala, se non vado errato. Antonelli comincia a fare il suo anche in attacco. Assolutamente, anche perché un giocatore di grande esperienza, conosce bene questo campionato, si rende conto del fatto che più si va avanti e più diventano importanti le partite. Lui è uno dei nostri leader in campo, sia perché è il più vecchio del gruppo, sia per l'esperienza che ha maturato negli anni, e quindi lo dimostra anche poi con il gioco, e sia offensivamente che difensivamente. 37-17 con la tripla messa a segno da Tato Bruno, l'extra pass proprio di Riccardo Antonelli. Lions che sembrano andare sul velluto, ma guai a farsi sentire dal coach Sorgentone, un tecnico che pretende da voi un determinato tipo di atteggiamento in campo. È evidente la mano di questo tipo di allenatore su una squadra dall'età media molto bassa, una squadra composta da ragazzi che devono e vogliono costruire la loro carriera con esperienze importanti, e questo tipo di esperienza a Bisceglie lo è, visto che i Lions, lo ricordiamo, sono al secondo posto in classifica. Marco, quale può essere l'impressione sul lavoro proprio svolto, sull'impostazione mentale che ha voluto dare coach Sorgentone in questo girone andato ormai concluso e prima parte del girone di ritorno? No, Domenico è una persona che ispira e diciamo passa moltissima fiducia ai suoi giocatori, e fin dalla prima giornata ci ha sempre detto di dover lavorare duro in palestra durante la settimana, essere sempre concentrati, perché se vogliamo crescere di giornata in giornata e di settimana in settimana non dobbiamo mai abbassare la guardia. In questo lui è bravissimo. Il fatto di essere un po' un guru di questi campionati gli permette di conoscere anche in anticipo determinate situazioni, e quindi da questo punto di vista è bravissimo a tenere sempre alta la concentrazione di tutti quanti. Un'altra palla recuperata da Riccardo Toto Giancastro, avevano lavorato bene i nerazzurri, qui ora però c'è una palla persa, ma diciamolo, è fisiologico per un ragazzo del 98 che sta guadagnando comunque con merito questi minuti che tu al momento lasci per motivi, per cause di forza maggiore. Sì, se li sta meritando tutti, sta giocando con grande intelligenza e con grande attenzione. Poi una palla persa può assolutamente capitare, in questi casi è, come dici tu, assolutamente fisiologico, ma Domenico lo tiene in campo e gli fa capire che può continuare a fare il suo dovere, insomma. Tato Bruno che ha raccolto il rimbalzo sull'errore di Sipala, intanto l'altra tripla realizzata da Alessandro Botti, 40-17. Si allarga il margine tra le due formazioni, c'è un fischio arbitrale dopo il tiro da tre punti sbagliato da Mattia Norcino, c'è un fallo fischiato a Riccardo Toto Giancastro, se non mi sbaglio, che ora lascia il campo fra gli applausi scroscianti meritatissimi del Paladome. Grande apporto di Riccardo Toto Giancastro alla causa. Torna Edoardo Di Emilio per gestire la situazione in questi tre minuti. Anche Edoardo sarà abbastanza sollevato di poter rientrare a soli tre minuti dalla fine del secondo quarto su più 23. Questa infatti diventa una situazione importantissima, perché sapere che Ricky Toto Giancastro dà qualità e quantità può permettere ad Edoardo di riposarsi e di essere bello fresco poi per continuare la partita. Tra l'altro, quando Di Emilio è uscito, il vantaggio dei Lions era addirittura inferiore rispetto a quando è rientrato, quindi c'è un plus minus positivo di Riccardo Toto Giancastro, che la dice lunga. Fallo intanto su Riccardo Bartolozzi. Fallo di Sipala. Intanto un cambio per la compagine molisana. Torna a Serio, maglia numero 13. Due tiri per
Riccardo Bartolozzi. Su ferro il primo tentativo. Può incrementare il vantaggio la compagine di casa. 1 su 2 per Riccardo Bartolozzi, 41-17. Anche Riccardo Bartolozzi, soprattutto nelle ultime gare, ha cominciato a dare un maggiore contributo in termini di punti realizzati, di produttività. Adesso c'è un fallo fischiato proprio al lungo marchigiano, anzi no, forse a Riccardo Antonelli, non ho compreso bene la segnalazione. No, penso l'abbia fischiato a Bartolozzi. Due tiri liberi per Isernia con il numero 11 Mattia Melchiorri. Realizzato il primo tentativo dalla linea della carità, si ripete Melchiorri, 41-19. Il piano partita di coach Sorgentone è ben realizzato, anche perché Isernia sta segnando meno di un punto al minuto o giù di lì. Intanto un'altra tripla di Alessandro Poti e tutta fiducia che entra per l'esterno salentino, che ha cominciato la stagione con qualche piccolo acciacco fisico e un po' se li è trascinati, però adesso sembra stare molto bene. Sì, inevitabilmente quando si deve un po' convivere con i dolori fisici, fastidi, poi lui tra l'altro il problema è alle ginocchia, quindi posso garantire che è ancora più fastidioso, si fa fatica a trovare il massimo della forma. È un giocatore tecnicamente di grandissima qualità, di grandissimo livello, quando poi ha questo spazio può tirare piedi per terra, difficilmente sbaglia. Norcino ha guadagnato il viaggio in lunetta, ha attaccato il ferro senza pensarci più di tanto, trovando il fallo di Riccardo Antonelli. 1 su 2 però per lui, 44-20. Stiamo per entrare nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Fino a questo momento ha senso unico. Attaccano i Lions, spalla a canestro, lavora Riccardo Bartolozzi, commette in infrazione di passi abbastanza netta. Giusta in questo caso l'incrocio è stato con l'altro perno, quindi questa volta il fischio è giusto. Opportunità per Isernia quantomeno di cercare di stoppiarsi nel punteggio. Al momento la formazione molisana ha realizzato meno della metà dei punti degli avversari, ha accettato questo cambio. Resta ancora Antonelli contro Norcino, che riesce in funzione della mano sinistra a proteggere il tiro e con l'aiuto del tabellone ad andare a segno. Un altro mancino, Alessandro Poti, perde però qui il controllo del pallone, lamentando peraltro un fallo. Ma la palla è già recuperata dalla formazione bicegliese, ora un fallo quasi calcistico su Alessandro Poti, non fischiato. Effettivamente qui sembravano esserci gli estremi. C'è spazio però per un altro tiro da tre punti di Alessandro Poti, perché rifiutarlo potrebbe sembrare una scortesia. Alessandro lo prende e lo mette. Esatto, in questo caso Isernia si è dovuta chiudere al centro dell'area perché Antonelli crollando era rimasto solo. Poti è stato bravissimo ad accorciare lo spazio e a prendere questo tiro. Tiro da tre punti ora sbagliato da Norcino. Attacco dei nerazzurri con un altro canestro, credo realizzato da Tato Bruno o per Santiago Bruno, ma mai come questa volta un tiro preso in anticipo, ma c'era talmente tanto spazio che non si poteva rifiutare. 50 bisceglie, 22 Isernia. Si è concluso così anche il secondo quarto. A più tardi per il racconto di terzo e quarto periodo.
terzo quarto tra Lions Bisceglie e Isernia, 50-22 il punteggio al termine della prima metà di gara, partita che sembra essere indirizzata verso un chiaro risultato. Lo chiedo a Marco Cucco, opinionista di eccezione di questa telecronaca. Bisogna però stare dentro la partita ancora con la testa per evitare passaggi a vuoto. Sì, senza dubbio, per quello che si è visto nei primi due quarti ovviamente sembra una partita a senso unico, però mai calare l'intensità quando mancano ancora 20 minuti, e soprattutto una squadra come Isernia è molto imprevedibile e può sempre rientrare in partita. Non si è ancora segnato in questi primi 36 secondi della terza frazione. Ovviamente coach San Filippo ha chiesto ai suoi un'intensificazione della pressione difensiva, è logico attendersi un tentativo in questo senso da parte della formazione ospite. A segno Gianmarco Leggio, canestro importante che prova a mettere in chiaro le cose. Sì, Isernia inevitabilmente deve cercare di alzare la difesa e provare ad alzare un po' i ritmi in questo quarto, perché il quarto quarto poi probabilmente potrebbe essere troppo tardi. Dall'altra parte i nerazzurri che hanno recuperato palla, un tiro piazzato dalla media di Riccardo Antonelli, palla sul ferro, rimbalzo conquistato da un tarantolato Alessandro Poti, che ha veramente tanta voglia di riscattarsi. Fa tutto da solo Gianmarco Leggio, sbaglia due volte, l'ultimo a toccare è un giocatore di Isernia, rimessa per la compagine nerazzurra. 52 a 22 il punteggio. I nerazzurri reclamano qualche contatto, a segno Riccardo Antonelli. ...54 a 22. Gara che i nerazzurri vogliono assolutamente chiudere. Anche questo recupero di Alessandro Poti è abbastanza eloquente. Gianmarco Leggio poi in contropiede è andato ancora a segno. Difensivamente per Bisceglie sta facendo la differenza ai cambi difensivi. In ogni situazione di ipotetico mismatch per Isernia stiamo tenendo molto bene, stiamo stringendo e stiamo recuperando palloni che poi riusciamo a capitalizzare con degli ottimi contropiedi. Anche in questo caso c'è stato un cambio sul pick and roll, poi successivamente la forte pressione ha portato a una palla persa. Ci mette del suo anche Patani con questo pallone perso. Momento difficile ora per Isernia, che è a un passo dall'affondare completamente, ma bisogna giocare rispettando gli avversari ed è sempre più opportuno dare il massimo anziché gigioneggiare. Certo, anche perché non è corretto nei confronti degli avversari mollare un po' la presa, oppure sai anche esagerare con fronzoli o situazioni particolari. L'importante è restare concentrati, continuare a dare il massimo, poi il punteggio si stabilirà alla fine. Rimessa effettuata dalla compagine di casa con Tato Bruno, raddoppiato, riapre con uno schiacciato per terra per Di Emilio, gran palla per il tiro da tre punti sbagliato da Gianmarco Leggio, il rimbalzo però l'ha tirato su Riccardo Antonelli, palla persa dai nerazzurri direttamente con la ricezione, il tiro da tre punti accorcia le distanze Isernia grazie a questa tripla di Patani, che quantomeno ha il merito di realizzare il primo canestro del terzo quarto per la sua squadra. Sì, qui torniamo al discorso di prima, Isernia deve cercare di alzare un po' i ritmi rischiando anche qualcosa. Questo tiro da tre punti è arrivato con praticamente nessuno al rimbalzo offensivo, però andando dentro cerca un po' di accorciare il divario, insomma. Divario che è nell'ordine dei
31 punti, veramente marcato in questa fase dell'incontro. Gran lavoro di Tato Bruno, un clinic difensivo ogni volta, sembra davvero inesauribile la capacità mentale di Tato Bruno di lavorare in difesa sul suo avversario. Sì, tra l'altro devo dire che lui è un giocatore che associa benissimo alla grande forza fisica e all'intensità una qualità tecnica non indifferente che gli permette poi di tenere benissimo senza commettere quasi mai fallo. Ancora un canestro di Alessandro Poti, dall'altra parte ci prova Norcino, nulla da fare, penetrazione con pochissimo raggio di tiro, aveva portato molto largo Riccardo Antonelli, poi c'è la palla persa da Gianmarco Leggio. Sì, Tato Bruno in questa situazione ha rinunciato a un tiro molto aperto, probabilmente perché ha visto libero Leggio sotto, poi dopo c'è stata la palla persa. Dentro Melchiori e Trigiani per Isernia, nei Lions spazio a Andrea Chiriatti. Un altro tiro da tre punti, prova a mettersi in ritmo, ma non va a segno il tentativo di Patani. Non è sicuramente una delle migliori fasi del match, Marco. Adesso Isernia che alza un po' l'intensità difensiva, la partita è comunque scorre perché il divario si è allargato tantissimo, gli arbitri tendono a fischiare un po' di meno e quindi la qualità del gioco si abbassa inevitabilmente. 6 secondi per questa azione d'attacco, poi ti chiederò come fare in modo che il fischio, che magari in una fase del genere l'arbitro fatica a emettere, come fare in modo di farlo arrivare questo fischio? È una bella domanda, perché poi tra l'altro spesso anche gli arbitri cercano di far andare un po' la partita, visto comunque la differenza di punteggio in determinati momenti della partita, tendono a non fischiare, a lasciarla un po' andare, però si rischia poi di viziarla un pochino. Direi proprio di sì. Arriva intanto un rimpallo quasi calcistico, il canestro di Sipala e s'arrabbia coach Sorgentone, è giusto così. Sì, perché in questo caso ci sono state due abbondanti occasioni di prendere questo rimbalzo difensivo che alla fine invece è scappato. Fallo di stampo terminale su Riccardo Antonelli, non c'era alternativa per evitare quella che sarebbe stata anche una fondata spettacolare, perché si stava preparando a farla all'indietro Riccardo. Sì, sì, l'arbitro in questo caso non ha potuto non fischiare perché era andato veramente su e per fermarlo ci voleva solo il fallo. Tiri liberi per il lungo Lombardo, che con i suoi 28 anni è il giocatore più grande di età della formazione nerazzurra. Chi gliel'avrebbe mai detto, chissà quando ha cominciato la carriera Riccardo, sicuramente non avrebbe immaginato di trovarsi in una situazione del genere. Assolutamente, poi ne parliamo spesso, una situazione che lo mette anche un po' in difficoltà, perché sentirsi tra virgolette preso un po' in giro, chiamato vecchio all'età di 28 anni è un po' un paradosso, però effettivamente è il più grande, ma devo dire la verità svolge questo ruolo benissimo, è bravissimo a tenere il gruppo unito e a dare consigli un po' a tutti. In questo momento delicato non mi sfugge la decisione di coach San Filippo di tirare fuori Norcino, come quasi a voler responsabilizzare gli altri componenti della squadra di Isernia. Recuperare questa partita, diciamolo, è praticamente quasi impossibile, ma forse per il campionato di Isernia è una scelta giusta quella del coach Campano. Assolutamente, gli allenatori in determinati momenti e delle partite e delle stagioni devono caricare di responsabilità un po' tutti. Lui è ben conscio del fatto che quando le partite diventeranno più toste e le concorrenti saranno diverse rispetto a stasera, ci sarà bisogno di tutti. Far capire ad ogni giocatore l'importanza che ha nella squadra e dargli determinate responsabilità
può essere una chiave poi importante per il futuro, quindi iniziare a provare già da stasera, rendendosi conto che magari la partita è andata, è una scelta giustissima. 2 secondi per questa azione d'attacco, uscito Riccardo Antonelli, rilevato da Riccardo Bartolozzi, 3 Riccardo nel roster nerazzurro, la rimessa per la squadra di Sorgentone, riceve Leggio, deve tirare, commette infrazione di passi proprio sullo scalone dei 24. Minuti e mezzo al termine di questa terza frazione flash che procede di gran carriera, cerca e trova l'isolamento ora il numero 11 di Isernia Melchiorri, accoppiato con Bartolozzi, gli spara in faccia da 6 metri ma non va a bersaglio, c'è un contatto, in fallo fischiato anni di Alessandro Botti, credo commesso dal numero 11. E la rimessa per la formazione di casa, cantano gli Scombolz, questo gruppo di tifosi che si è costituito a inizio stagione, un valido supporto per la squadra. Sì, ragazzi ci hanno sempre sostenuto fin dal precampionato e noi giornata dopo giornata siamo cresciuti anche grazie alla loro mano. Se finora siamo stati imbattuti in casa è merito anche del calore del pubblico di Pisciglia. C'è anche il loro zampino, 4° fallo per Sipala, costretto a lasciare il terreno di gioco. Riallacciandoci al discorso di prima, anche Sorgentone ovviamente conosce bene queste situazioni, ne approfitta per dare fiducia, sperimentare un po' e far rifiatare un po' tutti. Il canestro realizzato da Mattia Norcino, il consegnato tra Di Emidio e Leggio, la sale per il blocco Bartolozzi, ha chiuso il palleggio Edoardo Di Emidio, Leggio apre per linee esterne dove Andrea Chigliatti ha un'autostrada, si butta dentro però deraglia su un avversario, la palla persa dal capitano nerazzurro. Dall'altra parte Isernia con una brutta idea di Norcino che praticamente prende un tiro letteralmente strozzato, non è la prima volta che capita, e può amministrare ancora un possesso il team bisceliese, c'è un fallo lontano dalla palla commesso ai danni di Edoardo Di Emidio da parte del numero 15. Anche qui giocata d'astuzia e l'esperienza di Leggio, si è reso conto del fatto che gli arbitri magari in un paio di situazioni precedenti non hanno fischiato il fallo, ha giustamente cercato di attaccare forte il blocco e ora va in lunetta. 2 tiri per Gianmarco Leggio, dentro il primo, poteva essere a subirlo se non Andrea Chigliatti, il solito Chigliatti. E qui torniamo al discorso dell'esperienza, è inevitabile dire che purtroppo nella pallacanestro funziona così, molta dell'esperienza si fa sul campo. Andrea è un giocatore che ormai conosce bene questi campionati, è molto sveglio, è bravo a prendere sempre vantaggio a determinate situazioni, in questo caso il fallo gli viene fischiato a fuoco. Ed è il 5° fallo per Patani, che è il primo giocatore ad abbandonare la partita per raggiunto limite, in campo con la maglia numero 17
Luca Lenticeo, 1 minuto e 42 al termine del terzo periodo. Lions in gran controllo, Chiriatti fino in fondo, entra col motorino, 68 a 29. Arriva anche il momento di Flavio Comollo, il recupero di Chiriatti, canestro e fallo. Commentala tu, guarda, io ho finito le parole. Eh sì, questi sono i suoi momenti, lui è un giocatore che si accende, trova grande energia dalle giocate difensive, poi in attacco è bravissimo a sfruttare quei piccoli vantaggi che la difesa gli lascia, e come è successo in questa situazione, dà una palla rubata, poi va a chiudere in contropiede, assorbe benissimo i contatti e spesso ha il tiro libero aggiuntivo. Dentro intanto Flavio Comollo, tiro libero aggiuntivo per il capitano che va ancora a bersaglio, 71 a 29, partita ormai bella che è andata. In campo abbiamo detto anche il numero 31 nell'azzurro, Flavio Comollo. I punti di vantaggio dei Lions sono ora 42. Palla sotto ora per Gazzineo, che rimedia la stoppata di Riccardo Bartolozzi. Qui ha pagato una esitazione iniziale, gli è andato su un po' troppo tardi il centro, sì, di Serbia. Era stato trovato benissimo da Lenti, e però non si è immediatamente, tra l'altro bellissima palla adesso di Gian Caspro, ha perso l'attimo, Bartolozzi ci abbraccia lunga e l'ha stoppata. Chissà da chi l'ha vista quella palla dare tutta Gian Caspro, conosci? Alla fine dell'allenamento si sperimentano tante cose, si impara tanto da tutti. Bello questo canestro con l'aiuto del tabellone di Melchiori. Ora si gioca tanto sul talento individuale, è anche giusto che questi giovani giocatori di Isernia provino a mettersi in evidenza. Del resto Salari, proprio così facendo, ha trovato un ingaggio importante a Valmontone, una squadra che al primo posto nel girone C. Tripla sul finire del terzo periodo per Santiago Bruno, 76 Bisceglie, 31 Isernia al termine del terzo quarto. 76 Bisceglie, 31 Isernia, una gran bella partita della squadra di coach Domenico Sorgentone, e che nessuno faccia ironia sull'assenza di Marco Cucco, vero Marco? Come dicevamo prima, se si dovesse vincere sempre così, preferisco essere infortunato tutto l'anno. E allora? Assolutamente, approccio ottimo da parte dei ragazzi, partita gestita fino ad ora benissimo. Fortunatamente la tua assenza non si è sentita, almeno in questa gara. I Lions domenica saranno in scena nel derby di Taranto, sarà tutt'altro tipo di partita, tutt'altro tipo di clima. Ecco, una squadra giovane deve anche avere subito la maturità di comprendere che ogni partita fa storia a sé. Assolutamente, si resetta e si ricomincia subito a lavorare in settimana, non si pensa alle vittorie, così come si pensa alle sconfitte solo per migliorare, il tempo di migliorare, ma poi dopo si va direttamente alla partita successiva. Ultimi 9 minuti di questa gara, amministra il possesso dei nerazzurri Riccardo Totta Giancaspro, poi Comollo che aveva perso il controllo del pallone, lo recupera, la palla sotto per Bartolozzi da Chiriatti, bel passaggio, ma Bartolozzi è stato contrastato da un avversario, non c'è alcun fischio da parte degli arbitri. Marco Barbiero di Milano e Riccardo Spinello di Marnate, provincia di Varese, anche se sappiamo che Barbiero in realtà è salentino e leccese. C'è il fallo intanto di Flavio Comollo su Norcino, anzi no, non su Norcino, credo su Trigiani. Isernia non mi aiuta moltissimo con i numeri, incrementa le mie topiche visive. Intanto comunque è il primo fallo per Flavio Comollo, buona la pressione dei nerazzurri in fase di difesa sulla rimessa, fino in fondo Norcino che era
finito accoppiato con Riccardo Bartolozzi. Per il Bart c'è molto da lavorare su questo tipo di situazioni in cui prende sul cambio al blocco un piccolo, un playmaker, e deve provare a tenerlo. Sì, però devo dire, spezzo una lancia a favore di Bart, nel senso che lui è un giocatore che, nonostante i suoi due metri, è molto molto rapido di piedi, molto veloce e bravo negli accoppiamenti difensivi sui cambi. Quindi assolutamente deve lavorarci, perché ci si può sempre migliorare, però a differenza di altri giocatori lui parte da una base ottima. 2 su 2 per Norcino, che con 13 punti ha superato Melchiorri ed è il miglior realizzatore della sua squadra. Guardate che canestro che ha inventato Flavio Comollo. Qui sì, non manca, qui non manca la faccia tosta di prendersi quel tiro. Esatto, anche la vena creativa. Sì, sì, assolutamente. Questi, come dicevamo prima, sono i momenti di cui deve approfittare Flavio, così come Riccardo Dota Giancaspro, quegli attimi di partita in cui con fiducia bisogna attaccare il ferro e prendersi tranquillamente queste conclusioni. Ancora bersaglio Norcino, bello questo anticipo di Melchiorri che va anche a schiacciare. E va ad accorciare le distanze, a rendere al momento meno duri i contorni della sconfitta. Si butta dentro Riccardo Tota Giancaspro, tiro questa volta è corto, rimbalzo però di Bartolozzi che, bravo a seguire l'azione, si mangia il pallone e va a segno. 80-37, partita ormai in ghiaccio, la ricezione di Norcino, il blocco cieco o un po' meno cieco questo di Gazzineo, resta Norcino accoppiato ancora con Bartolozzi, tiro sbagliato, serie di tocchi a rimbalzo che è conquistato alla fine da Tato Bruno. In panchina come decimo per i Lions in questa gara c'è anche Loris Cellammare, potrebbe esserci anche il suo esordio in Serie B, perché no, visto il margine netto. Guardate Tota Giancaspro, il rimbalzo che è andato a prendere sul tiro da tre sbagliato da Andrea Chiriatti. Voglia ne abbiamo, questo è un gran segnale, continuare a correre, saltare, lottare per qualsiasi pallone. A 7 minuti alla fine sul più 43 è veramente un ottimo segnale. Rimessa effettuata dai nerazzurri, il consegnato da Bartolozzi per Tato Bruno, si butta dentro, riapre per Comollo, c'è un fischio arbitrale, un'infrazione di passi sulla ricezione, peccato perché aveva fatto canestro. Cambio in arrivo per Isernia, fuori il numero 9 Trigiani, torna il numero 16 Sipala, gravato peraltro di 4 falli, per quello che può valere a questo punto della gara e con il risultato così acquisito. La palla sotto per Melchiorri, raddoppiato da Comollo e Tota Giancaspro, tiro da 3 punti trovato da Luca Lenticeo. Nel momento in cui si deve, insomma, andare un po' a raddoppiare per un mismatch sotto canestro, la coperta diventa corta, le rotazioni devono essere veloci, può capitare magari di lasciare uno spazio libero e prendere un tiro del genere. La palla persa da Flavio Comollo, classica infrazione di Saponetta, io l'ho sempre chiamata così. Siamo sull'80-40, 6 minuti dal termine, punteggio tondo. Attacco di Isernia, si prende questo tiro corto. Lenticeo, l'errore, il rimbalzo è stato conquistato da Gazzineo che è andato a segno subendo anche il fallo di Tato Bruno. E va quindi Lunetta per un tiro libero aggiuntivo. Anzi no, era Melchiorri, confermando quello che si diceva prima sulla mia difficoltà nel riconoscere questi numeri di maglia con dei contorni non molto marcati, a dire la verità.
a 42, Comollo trova il fallo, questa iniziativa insistita della guardia piemontese, rimessa in attacco per i Lions, primo fallo per il numero 15 Gazzineo. Bravo Flavio in questa situazione a subire questo fallo, ha visto uno show non proprio eseguito in maniera impeccabile, quindi ha insistito e subito il fallo. E qui ottima palla per Marco Rossi. Qui si lavora bene, ma tutto nasce dalla capacità di Tato Bruno di leggere i tempi del blocco, uscire a ricciolo, buoni tempi anche del passaggio, poi tutto automatico, la palla sotto per Riccardo Bartolozzi, segno di un attacco ben eseguito. Esatto, quelli poi sono quei meccanismi che piano piano crescono e migliorano di settimana in settimana. Resta appiccicato Tota Giancaspro, spende un fallo. Fuori Tato Bruno, applausi per lui. Torna Edoardo Di Emilio, 5 minuti e 3 secondi alla conclusione della gara. Questa gara che i Lions stanno dominando letteralmente. Si prende il tiro, ma è un cross più che un tiro. Gazzineo, poi c'è un fallo abbastanza netto. Beh, sapere che il tuo playmaker titolare può rientrare in campo a 5 minuti dalla fine sul più 40 è una nota lietissima, soprattutto per la prossima partita, perché vuol dire ha potuto rifiatare, si è potuto riposare e allo stesso tempo si è dato ampio spazio ai giocatori che di solito giocano di meno. Chiunque firmerebbe per una situazione di questo tipo. Sfugge ancora la palla a Flavio Comollo, sfortunato. Arriva il canestro di Luca Lenticeo col fallo commesso da Andrea Chiriatti. Con tutte le piccole imperfezioni di questa parte della gara, comunque Isernia è a quota 45. Sì, questo denota inevitabilmente una grande solidità difensiva da parte nostra, che stasera è stata insomma un po' la chiave della partita, soprattutto all'inizio, per dare un'impronta forte e quindi non permettere a loro di giocare in tranquillità, in scioltezza. Qua sono applausi, no, vale due il canestro, sì. Era da due. Vale due il canestro, ma non toglie nulla la costruzione dell'attacco, certo. Si è sentito un bravi di Felice Fracchiolla, perentorio, e sappiamo benissimo quanto sia importante a livello vocale la presenza di Felice Fracchiolla, che è un po' il vocal coach della squadra. Esatto, sì, no, ma Felice sempre presente, fa un grandissimo lavoro durante la settimana nella preparazione del video e dello scouting report delle squadre avversarie, quindi è bene ogni tanto mettere in vetrina chi resta sempre un po' in disparte. Il lavoro che c'è dietro è importantissimo, e anche i vice allenatori, così come tutto lo staff tecnico, hanno un ruolo importantissimo. In campo con la maglia numero 5 Marinelli, Nicola Marinelli, è uscito invece Mattia Norcino. Credo sia conclusa qui la sua partita. Luca Lenticeo, la palla sotto per il canestro realizzato da Gazzineo. 84 a 47, 3 minuti e 20 ancora da giocare. E Tota Giancaspro che serve il suo coetaneo Comollo, anzi più grande di un anno Comollo. Che palla di Flavio Comollo. C'è da essere contenti qui. Molto, molto. E queste, come dicevamo prima, sono quelle situazioni che danno la possibilità a Flavio e a Riccardo Tota Giancaspro di mettersi in mostra e prendere fiducia, prendere confidenza. È importantissimo, soprattutto per giocatori che si impegnano tantissimo e danno grandissima qualità e quantità ai nostri allenamenti. Altro canestro, e questa non è la dimostrazione. La tripla di Flavio Comollo,
89 a 47, si sente odore di pasticcini in spogliatoio a quanto pare. Vedo Antonelli che arringa la folla. Eh sì, è pronostichiamo un martedì dolce. Esatto, è un must che va avanti da tantissimi anni ormai, il connubio 100 punti, paste o qualcosa di salato ormai è una regola. Questo contropiede di Serri alla fine un po' elaborato, però va a segno Marinelli. Ormai si attende solo la conclusione della gara. 89 Bisceglie, 51 Isernia. Giustamente Andrea Chiriatti si iscrive alla festa del tiro da tre punti. 92 a 51, da tre ora un altro tentativo dei molisani, sbagliato però questa volta da Melchiorri. Ultimo tocco è di Edoardo Di Emilio, cambio per i Lions, fuori Edoardo Di Emilio e in campo il debutto di Loris Celamare con la maglia numero 7. 90 secondi anche per l'esterno barese. Chiriatti ha tentato ancora una volta di subire sfondamento, non è arrivato il fischio ma neppure il canestro di Melchiorri, che con 17 punti è il miglior realizzatore di Isernia. Invece tra i Lions 5 giocatori in doppia cifra. Passaggio troppo lungo questo di Flavio Comollo, gli chiedevano di tirare a testimonianza della fiducia che c'è nel ragazzo. Sì, assolutamente, quello non c'è dubbio. Mi sento Vito di spendere comunque la parola per Isernia, che nonostante il grandissimo divario sta giocando comunque una partita con gran dignità fino all'ultimo, una squadra che comunque ricordiamo sta facendo un ottimo campionato per quelle sono le loro aspettative, oggi probabilmente incappata in una giornata un po' storta, però va ricordato comunque che bisogna avere rispetto fino all'ultimo minuto. Si tratta di una squadra che se l'è giocata alla pari con i Lions all'andata e che solo 7 giorni fa, intanto va a segno Simone Serio, che solo 7 giorni fa ha giocato punto a punto con Campli, conducendo per larghi tratti della gara. Quindi sicuramente questo risultato così evidente è la somma di una straordinaria serata al tiro dei nerazzurri nei primi due quarti, di una prova decisa dei Lions e anche di una prestazione forse un pochettino sottotono di Isernia. Certo, certo, anche perché poi quelle sono le classiche situazioni in cui una giornata storta, e magari questa sera è capitata di Isernia, combacia perfettamente con un'ottima serata da parte nostra al tiro e quindi poi crea un divario così grande. Flavio Comollo vuole utilizzare fino alla fine il tempo a disposizione, come giusto che sia, trova questo isolamento sbagliacanesso, trova questi due tiri liberi, va in lunetta per incrementare il suo bottino che è già di 7 punti. Eh sì, anche se temo che la nostra riguardo ai pasticcini è stata una grandissima gufata, ormai a 30 secondi alla fine la vedo dura. Ciò che conta alla fine è il risultato. Il risultato, certo. Su due per Flavio Comollo. ...93 a 53. Non abbiamo toccato l'argomento che adesso gli Scombolds stanno ricordando, il raggiungimento della Final Eight, un traguardo importante che non deve distrarre la squadra. A quanto pare, visto il supplementare di Montegranaro e questa bella vittoria, non c'è stato alcun tipo di volo pindarico della squadra. No, assolutamente, la squadra è molto concentrata, gli obiettivi stagionali si raggiungono settimana dopo settimana. A partire